vorrebbe tornare indietro. Tutto quello che gli propongono. Quello sì, è una parte molto delicata che poi si potrà parlare all'infinito, quello sì, però quello è fondamentale, la gestione dei ragazzini, farli crescere bene, con i valori giusti dello sport, poi se saranno forti, faranno loro il salto di qualità, arriveranno alla professione, però bisogna stargli dietro, farli crescere, fargli capire di giocare con la bicicletta, non metterli pressione fin da troppo giovani. Bravo, bravo, bravo. Allora. Ottimo, dai, ora sta finendo l'ora, perché dopo un'ora si finisce automaticamente in questa diretta Instagram. Senti, grazie veramente, Tonina, aver grazie a te, mi ha fatto vederti, anche se tramite lì. Quando ci vediamo, speriamo di poterci vedere presto, ma veramente lì, perché vuol dire che anche questa quarantena ci avrà messo un po', ridato quella vita un po' normale, ok? Che non si sarebbe male, perché guarda, forse si sono scoperti dei valori della famiglia. Quello senza anche. Dubbio, sì, ma quello senza dubbio, si sono scoperti valori, si sono ritrovati valori che si erano persi, almeno, ma anche so, molte volte stare con la famiglia, con i genitori, con i figli. Quanta gente magari lavorava giorno e notte e con i figli non ci stava mai. E ora invece hanno riscoperto, molti figli hanno riscoperto i genitori. Sai? È quello il discorso. Infatti ti saluta mia moglie Maria Benimeli che ti mette lì i cinque cuori. E spero un giorno di conoscere i tuoi figli. Certamente, molto volentieri, lo sai. Okay. Ciao bello. Ciao, un abbraccio. Ciao anche te, un abbraccione. Niente, questa è Tonina Pantani. Domani è la festa della mamma, come dicono, e un grazie alla mamma, a tutte le mamme. Per quello che fanno per i loro figli. Quindi, domani, non ho ancora deciso domani.